bisogna tener conto di questo problema quando ci sono delle associazioni molti a molti. Non tutte le associazioni molti a molti generano questo tipo di problema, però alcune sì, quindi bisogna controllare, verificare. Vediamo di capire perché. Quando andremo a fare la traduzione, perché noi faremo adesso tra un po' una cosa che si chiama progettazione logica. Per fare la progettazione logica, cioè progettare le tabelle del database, ci sono delle regole da applicare. Una di queste regole dice che quando c'è un'associazione molti a molti, come questa qui, bisogna creare una tabella libro con tutti questi attributi, una tabella utente con tutti questi attributi e poi bisogna creare una tabella in più per l'associazione. Quindi si crea anche una tabella per l'associazione. E quindi è come se ci fosse un'entità in più. Questa entità in più, che identificatore univoco ha? L'identificatore univoco di questa tabella che andiamo a creare è l'unione dell'identificatore univoco di libro e di utente. Facciamo un esempio, supponiamo, no, di avere già creato il database e quindi di avere una tabella che chiamerò come l'associazione, accede o accesso. Accesso. Questa tabella ha tutta una serie di due attributi che sono data e ora, quindi mi servono quattro campi. Quindi la data e l'ora dell'accesso. E poi l'identificatore univoco è dato dall'unione dell'identificatore univoco di libro e di utente, quindi codice del libro e di mail dell'utente. Cioè, è di solito gli attributi che costituiscono la chiave primaria, si chiama così, sono sottolineati. Poi, andando a mettere qua i valori, ottengo tutti i vari accessi, ok? Ogni accesso mi dice qual è il codice del libro che è stato visto, qual è l'email dell'utente che è stato accesso, guardate l'ora. Ora, dove c'è una chiave primaria, sapete, non possiamo, l'abbiamo già visto l'anno scorso, non possiamo duplicare i valori. Noi non possiamo ripetere i valori devono essere tutti distinti. Quindi questa coppia di valori qua, codice email, devono essere diverse. Ora supponiamo che un utente di email aaa@email.it acceda in una certa data, 10/11/2021, in una certa ora, che va bene, sono stati care, al libro di codice 100. Poi supponiamo che nella stessa giornata o il giorno dopo, anche il giorno dopo, oggi 11/2021, siccome l'accesso ai libri solitamente è una pagina con una copertina, con una descrizione, siccome non si ricorda bene quello che ha letto ieri, vuole rivederlo, vorrebbe accedere di nuovo al libro di codice 100, sempre lui, quindi l'email è sempre la stessa, no? Ecco, una registrazione di questo tipo non la possiamo fare, perché vedete che c'è un duplicato? Questi due campi vanno considerati insieme, allora se l'utente avesse fatto accesso al libro 101 non ci sarebbero problemi, perché sono uguali le email ma i codici sono diversi. Se invece fa l'accesso allo stesso libro 100 e l'email sono uguali, quindi non posso andare a memorizzare entrambi nella stessa colonna. Non sempre per le associazioni molti a molti accade così, cioè ci sono delle volte che non si presenta questo problema, dipende, però se si presenta bisogna tenerne conto. E com'è che si può risolvere questo problema? Qualcuno a volte trova erroneamente la seguente soluzione: mettere data e ora come identificatori univoci, ma non si può. Non si può perché sulle associazioni non si può andare a mettere un identificatore univoco.
E poi comunque non è neanche giusto, perché alla stessa data, alla stessa ora potrebbe accedere anche un altro utente. Quindi qua la soluzione è trasformare questa associazione in un'entità. Vediamo, faccio una seconda versione di questo diagramma. L'utente quanti accessi effettua? Da 1 a 9. Quindi 1, n. Quell'accesso particolare con quell'ID da quanti utenti effettuato? 1. Poi vado a collegare accesso a libro. L'accesso è relativo a libro. Preso un libro, questo ha diversi accessi, giusto? Quel particolare accesso è relativo a uno e un solo libro. Poi notate che l'associazione Molti a Molti è stata trasformata in due associazioni, uno a Molti. Se vado a tradurre, adesso ho una tabella accesso dove ho un ID, ID dell'accesso, una data, un'ora. Quindi ID 1, ID 2, ID 3 e così via. E qua, vabbè, le ore, eccetera, eccetera. Questo problema non c'è più. E tu mi dici però, va bene, d'accordo, ma io come faccio a sapere qual è l'utente che ha fatto l'accesso, eccetera, eccetera? Perché quando poi andremo a vedere, però siccome siete curiosi, allora io ve lo anticipo, quando faremo la traduzione, vedremo che per le associazioni Molti a Molti la traduzione è quella che vi ho fatto vedere prima. Per associazioni uno a molti si usa il meccanismo della chiave esterna. Quindi si prende, per quanto riguarda per esempio relativo a, si prende la chiave primaria dell'entità dove c'è uno N e la si aggiunge ad accesso. Quindi prendo il codice del libro e lo aggiungo ad accesso. Codice. Attenzione, non è più chiave primaria. Difatti questa si chiama chiave esterna. Noi la indichiamo con un asterisco. Poi, stessa cosa qua. La chiave di utente la si mette in accesso. Come chiave esterna però. Naturalmente io ho degli utenti e ho dei libri. Quindi qua ci sarà il codice del libro, l'email dell'utente. Ecco, poi c'è, qua abbiamo l'accesso al codice 100, sempre dello stesso utente, però in un giorno diverso, ma questo si può fare perché adesso l'ID, la chiave primaria è un numero che viene generato in automatico progressivo, quindi non si presenta più il problema di prima. Quindi ci sono, per quello che vi dico, voi non vi dovete preoccupare di creare il collegamento tra gli attributi sull'R, perché poi le regole di traduzione ve le fanno creare e queste diventano chiavi esterne, cioè le chiavi che permettono tramite il collegamento con una chiave primaria in un'altra tabella di stabilire la relazione. Quindi bisogna prestare particolare attenzione alle associazioni Molti a Molti e fare questo ragionamento, chiedersi se può. Beh, poi ci sono altre volte invece in cui va bene anche così. Ecco, qui per esempio il problema non si pone. Perché non si pone? Perché l'autore non è che riscrive lo stesso libro. Quindi un autore, cioè nella tabella avrò il codice dell'autore e il codice del libro come chiave primaria, ma non si può ripetere. Perché l'autore, cioè una volta che ho memorizzato che l'autore ha scritto quel libro, non è che lo ripeto. E quindi questa è un'associazione Molti a Molti che può rimanere così. Per comprendere anche il discorso chiave primaria, il database, questo tipo di database, è realizzato con delle strutture logiche che sono delle tabelle. E le tabelle sono quelle che ho disegnato qua così, no? Ogni tabella ha delle colonne, ogni colonna ha un nome. Poi tra queste colonne ce ne sono alcune speciali che sono le chiavi primarie, che sono quelle che permettono di garantire l'univocità di ogni riga. Per esempio, se ho una tabella persone,
Per garantire l'univocità di ogni persona posso prendere il codice fiscale. Ci vuole un attributo o un insieme di attributi che garantiscano che ogni riga di questa tabella è diversa da ogni altra. Quindi bisogna scegliere già in fase di progettazione concettuale un identificatore univoco che poi diventa una chiave primaria. Però il vincolo è che in una tabella i valori presenti nel campo che funge da chiave primaria non si possono ripetere. Non possono essere ripetuti, però l'associazione molte volte dà questo problema, per cui le chiavi primarie che derivano dalla traduzione di un'associazione molte molti sono fatte in modo tale per cui si presenta il problema della ripetizione dei valori, e allora bisogna fare una trasformazione. Se all'azienda oltre un certo periodo non interessa mantenere queste informazioni, le può anche buttare. La problematica della quantitativa di dati troppo elevato influisce poi su quelle che sono le operazioni di ricerca dei dati, perché se vi ricordate l'anno scorso vi ho fatto vedere che ogni volta che ci sono più tabelle in una query c'è una, prima di tutto, un'operazione che si chiama prodotto cartesiano, e vi ricordate che il prodotto cartesiano mette insieme tutte le righe di una tabella con tutte quelle delle altre. Se ci sono tantissimi dati, questa diventa un'operazione lunghissima. Quindi può essere utile, più che buttare via i dati, se si ritiene che possano servire, trasferirli su uno storico, su un archivio storico. Normalmente, per esempio, nella contabilità si fa così, a chiusura dell'anno, dell'esercizio, si mettono i dati su un altro archivio, dove non si lavora più, si vanno solo a prelevare i dati se dovessero servire, no, per questioni appunto di controllo, di verifica.